avevo portato il libretto. Parla per te. No, però facciamo una discussione molto. Io penso che sarà molto interessante. Adesso abbiamo un quarto d'ora di ritardo, però non lo recuperiamo. E quindi, come dire, io ringrazio sia Walter Cerfeda che Emanuele Pavolini per la loro disponibilità. Io sono convinto che sarà una bella discussione, ricca anche di spunti, sulla base anche della vostra esperienza. È un corso di formazione un po' estemporaneo, non è organizzato, però pensiamo che può essere un primo momento di riflessione anche in vista del prossimo congresso. Sono questioni che ci riguardano, perché parliamo della vita delle persone e dei sistemi, del mondo come si muove e anche del sistema contrattuale. Prego. Patrizio Francesconi, responsabile Dipartimento Formazione della CGIL delle Marche. Solo una comunicazione di carattere organizzativo. Allora, Aldo l'ha inquadrata la cosa. E noi adesso iniziamo con la prima parte della lezione di Walter Cerfeda, dedicata ai dati macroeconomici, e svilupperà questo argomento nel tempo succinto ovviamente che gli abbiamo assegnato, e andrà avanti fino attorno alle 11:15. Facciamo una pausa per il caffè, alle 11:30 riprendiamo con Emanuele Pavolini dell'Università di Macerata, e che invece svolgerà la sua lezione sul sistema di welfare, la situazione economica in un ragionamento europeo, e quindi anche il ruolo che sta svolgendo, che dovrebbe svolgere dal suo punto di vista il sindacato. Alle 13 ci stoppiamo, alle 14 riprendiamo, mangiamo un panino qua. Dalle 14 alle 16:30 c'è la seconda parte di Walter, dedicato invece ai sistemi contrattuali in Europa e in Italia, in modo comparato svolgerà questa lezione. Consiglio due piccoli consigli che credo però di assumermi a tutti. Il primo consiglio: qualcuno se vuole la penna è qua, Il primo consiglio è che chiedo a tutte le compagne e i compagni di silenziare il cellulare. Bene, specialmente i sindacalisti che ci abbiamo invece le... Di silenziare, se proprio non potete fare meno vi accomodate fuori a rispondere. Vi consiglierei di farne a meno almeno fino alle 11:15 quando ci interrompiamo. Okay. Questa è la prima. La seconda, e spero che verso le 11, quando riprendiamo con la seconda parte, di riuscire a darvi un po' di materiale cartaceo, questionari, che vi servono per rilevare un po' di dati che vi riguardano, da mettere dentro la banca dati della CGIL, e quindi vi sarà chiesto qualche informazione sulla vostra attività di sindacato, eccetera. Vi prego anche questo di consegnarmelo stasera, se non ci sono io lo lasciate ad Aldo, e quando finiamo le 16:30 voi avrete riempito anche i questionari. Tra i questionari che vi sarà distribuito c'è anche quello relativo alla valutazione della giornata. Anche questo è un dato sempre molto empirico, però ci serve per capire se la giornata l'avete valutata e in che modo. Grazie. Bene? Vi prego anche su questo di essere sempre molto sinceri, perché solo con la vostra sincerità ci aiutate meglio a progettare la formazione. Ok? Allora, lì ci sta anche un servizio. Questo se ne ha prendere qualche serie per me. È andata benissimo, direi, a un millimetro la distanza, e avevamo dimenticato le video riprese. Allora, dopo questo piccolo incidente, se cascava sulla testa di Madrid non succede niente, la telecamera è la telecamera, bro.
solo la bocca, ma... Bene, è andata bene, davvero. Che non abbia preso la telecamera, esatto. Se prendeva te, voglio dire. Bene, che cazzo ce ne frega. Beh, lui non lo buttava per terra, di sicuro. Allora. Accomodati qua. Bene, siamo pronti, direi di dare il via a Walter. L'hai acceso la cosa? Sì, è acceso, sì. Va bene, buongiorno innanzitutto a tutti e a tutti, e permettetemi di ringraziare per l'invito di essere qui stamattina insieme a voi a questa giornata che, come ha spiegato Patrizio, sarà abbastanza lunga e impegnativa. Voglio ringraziare anche Aldo per aver deciso di mantenere, nonostante la nostra attività poi ci richiama a mille impegni tutti i momenti, di mantenere questa giornata, che è una giornata di analisi, è una giornata di riflessione, è una giornata che dovremmo cercare di vivere con la concentrazione necessaria per renderla la più utile possibile. Scusa, no, no, prego, se c'è problemi logistici ancora. No, anche qua sul. Ma come no? Abbiamo evitato di stare sotto perché era un po' caldo, però speravamo un po' di meno, piano piano. Qualcuno si può mettere qui? Qui c'è che no, non cambia. Non prendiamo anche quel tavolinetto lì. Mettete qui, Michela. Sì, metteteli qua, ci sono anche quei bordi. Allora, ci siamo? Ci siamo? Va bene. La nuova relatrice? No, la prima che dà l'esame. Quello che dovremmo cercare di fare questa mattina e nella giornata di oggi, in termini più compiuti sui temi adesso economici, poi Pavolini parlerà di quelli sociali e oggi pomeriggio quelli contrattuali, e di cercare di non rimanere in superficie, di non scambiarci analisi già orecchiate, già fatte. Cerchiamo di andare più a fondo, cerchiamo cioè di capire più profondamente quello che sta capitando. Ripigliamo il filo della crisi con l'obiettivo, come ho detto, di capirne le cause profonde, non per rifare la storia, partire dal 2007, sappiamo tutto, ma l'unico modo per cercare di prevedere quello che capiterà, quello che succederà, è cogliere e conoscere le cause profonde che attraversano il mondo economico, il mondo sociale e il mondo contrattuale. È un esercizio utile per il congresso sicuramente, ma è un esercizio utile per fare il mestiere dei sindacalisti. La parte più bella, lo dico sulla base della mia esperienza che è lunga, è quella non di accompagnare i processi, ma di anticiparli, cioè di avere quei sensori necessari per capire prima che capitano gli avvenimenti ciò che avverrà. Perché soltanto in questo modo riusciamo ad aiutare la gente che rappresentiamo, i lavoratori e le lavoratrici, a metterli su un sentiero più solido rispetto semplicemente ad accompagnare i processi. Allora, io in questa introduzione, tenuto conto dei tempi che non sono infiniti, mi fermerò ovviamente ai titoli. Tutte le questioni che vorrete porre poi nello scambio che faremo alla fine lo facciamo tranquillamente per approfondire, ma in questa fase iniziale io vorrei fermarmi a fare essenzialmente due punti. Vorrei svolgere una considerazione e porre una domanda a me stesso e a ciascuno di noi.
la considerazione riguarda il tema a cui prima accennavo, cioè ciò che sta capitando, qual è la profondità della crisi e dove stiamo andando. La domanda è perché c'è un epicentro della crisi in particolare in Europa e in Italia, e non nel mondo. La considerazione, quindi la prima parte, se mi permettete, la dico così, che è un po' banale se volete, anzi sicuramente banale, ma non è terminologica, cioè oggi, ottobre 2013, a 6 anni dall'avvio della crisi, che è iniziata, come sapete, a settembre 2007 negli Stati Uniti d'America, è ancora giusto, corretto chiamarla crisi? Di cui i giornali sono pieni, i dibattiti sono pieni. Non c'è, come dire, denominazione più utilizzata. Oppure, più correttamente, dovremmo prendere atto che in questi 6 anni sono avvenuti sconvolgimenti talmente profondi e talmente strutturali e talmente irreversibili che in realtà nel frattempo il mondo è cambiato. Che noi non siamo più in crisi, siamo in un nuovo mondo. Ho detto prima che è banale perché è terminologica. Chiamiamo crisi, chiamiamo nuovo mondo, che cambia? No, cambia perché se tu immagini che sei in crisi, l'attitudine degli strumenti che cerchi di mettere in campo, politici, sindacali, è quello per aggiustare gli effetti della crisi e cercare di ripristinare le condizioni ex ante, le più possibili. Se ti rendi conto che in realtà le modificazioni sono state talmente profonde e strutturali che non tornerai più ex ante, ma che ti devi misurare con quello che è cambiato e che ti servono nuovi strumenti, non soltanto i vecchi strumenti, quelli più nuovi, ti rendi conto allora che non è semplicemente una discussione terminologica, ma è, come dire, riguarda degli elementi attinenti proprio alla politica, l'azione, l'attività del sindacato e le cose che possiamo mettere in cambio. I cambiamenti sono strutturali e irreversibili? Sì, molti. Il mondo nuovo di cui parlo è un mondo migliore del precedente? No, è assolutamente peggiore. Sul piano sociale è assolutamente peggiore. Ci sono elementi strutturali più forti degli altri? Sì, io ne cito 3, che sono sicuramente più marcati degli altri. Il primo, anche qui, scusate, lo dico con un titolo perché meriterebbe un lunghissimo seminario, ma l'abbiamo esaminato già più volte. Riguarda che in questi ultimi 6-7 anni è cambiata la dimensione del mercato ed è cambiata la dimensione del mercato in maniera irreversibile. Cioè, ciò che passa sotto il titolo un po' accademico di globalizzazione è talmente vero, ma che noi la dobbiamo considerare dal fatto che la dimensione del nuovo mercato ha cambiato, la dico solo così per farlo in fretta, il terreno più conosciuto questo. Ha cambiato il sistema delle opportunità, il sistema delle convenienze per quello che riguarda le imprese. Le imprese ormai in questo mercato aperto ragionano in dimensione, come dire, di opportunità planetaria. Quando loro guardano al mercato del lavoro, non guardano alla riforma Fornero, guardano al mercato del lavoro mondiale e si spostano secondo le convenienze e le opportunità che trovano sul mercato mondiale. Perché lo cito? Sia perché è irreversibile, nessuno può immaginare che torniamo in una condizione in cui il mondo è guidato a un sistema bipolare o tripolare da 2-3 grandi economie e il resto del mondo non esiste più.
la dimensione del mercato aperto sarà la costante con cui dovremo fare i conti nei prossimi decenni. Ma perché questa dimensione del mercato aperto, cambiando il sistema delle convenienze dell'impresa, lo vediamo sotto gli occhi anche nella provincia di Macerata, nelle Marche, dappertutto, come si muovono le imprese, ha segnalato una drammatica asimmetria di poteri. Perché in questi ultimi 10 anni, ma è accelerati negli ultimi 6-7 anni in conseguenza della crisi, mentre le imprese hanno assunto una mobilità a livello planetario, i sistemi di difesa dei lavoratori e i sistemi contrattuali sono rimasti nazionali. E questa è una drammatica asimmetria, perché tu governi a questo punto un pezzettino del ciclo, tuteli un segmento di quella parte che riesce a governare a livello territoriale nazionale, mentre l'impresa ha una dimensione mondiale. E quindi è una simmetria drammatica dei poteri, loro si spostano e tu rimani imprigionato. E questo è un terreno nuovo, non l'abbiamo mai conosciuto così, né nel secolo scorso, né nei primi anni del 2000. Il secondo grande cambiamento strutturale è su un altro terreno, meno sindacale se volete, però dal punto di vista sociale e dei diritti dei cittadini è molto forte, perché in questi ultimi anni si è creata una lacerazione, una rottura, una scissione tra il luogo della democrazia e il luogo della decisione. Il luogo dell'esercizio della democrazia resta un luogo di esercizio nazionale, il luogo della presa di decisione è sovranazionale. E anche questo è un meccanismo irreversibile, particolarmente drammatico in Europa, meno marcato in altre parti del mondo, dove il luogo della democrazia e il luogo delle decisioni coincidono, penso agli Stati Uniti, penso al Giappone, agli stati nazionali, ma in uno stato incompiuto come la dimensione europea, quindi la nostra, e questa è una scissione drammatica, perché i cittadini votano un programma, eleggono un esecutivo, gli danno un vincolo e non conta niente, perché le decisioni sono prese da un'altra parte, quelle economiche e quelle monetarie, che non hanno né vincoli né mandati democratici. Questo cosa produce? Produce impotenza. Cioè il cittadino vota, partecipa, poi vede che il suo programma non sfugge, non riesce a incidere. Come fa a incidere sulle decisioni del Bundesrat tedesco, sulla Banca Centrale Europea, del Consiglio Europeo, della Commissione Europea? Come fai? Quali poteri c'hai? E questo determina il fatto che normalmente in Europa, è quasi curioso, voi sapete che io ho passato i 10 anni, i più recenti della mia vita, gli ultimi, li ho passati a Bruxelles, e lì li ho visti proprio sotto gli occhi, cioè una cosa incredibile. Succede come conseguenza che tutti i governi che vincono l'elezione la perdono la volta successiva, perché hanno un mandato per cercare di realizzare delle cose e poi non riescono a realizzarle perché non hanno gli strumenti per farlo, e i cittadini li penalizzano e votano gli altri. È un ping pong continuo. Passi da Sarkozy ad Hollande, da Zapatero a Rajoy, e in Inghilterra, ovunque così. Addirittura la Merkel è costretta a una coalizione, nonostante lei abbia meno subito il trauma di essere in un luogo dove non soltanto si esercita la democrazia ma anche si decide, la Germania decide. Perché lei già fa quello che dicono quegli altri che devono fare, cioè, lei si realizza già. Si realizza, però nonostante ciò non riesce ad avere la maggioranza compiuta per poter mettere in campo le sue politiche. Anche questo è irreversibile, perché dici smonto tutto per tornare a far che? Cioè, è possibile in un mondo di mercati aperti in cui si compete fra sistemi territoriali grandi
tornare alla moneta nazionale, alla dimensione nazionale? Può l'Italia competere da sola con la Cina, con gli Stati Uniti, con il resto dell'Europa? No, non esiste, non esiste. E però è un trauma, anche questo, un secondo cambiamento irreversibile che andrebbe affrontato, se non indietro, in avanti. Ma come? Cioè, come ci diamo sovranità? E lo fa solo l'Italia, ma lo fanno anche gli altri paesi? È un terreno nuovo. Terzo, però, terreno è quello più drammatico, secondo me. Il cambiamento più profondo, che è il mutamento della natura del capitalismo, che si è realizzato negli ultimi, marcatamente negli ultimi 7 anni. Per questo è sbagliato ancora definire la crisi, è cambiato il capitalismo. Il capitalismo che abbiamo conosciuto fino al 2005-2006, che era essenzialmente un capitalismo produttivo, è diventato un capitalismo finanziario. Oggi la finanziarizzazione dell'economia mondiale è talmente incommensurabile nella sua come dire, potenza. Il capitalismo finanziario è enormemente superiore all'insieme delle merci prodotte nel mondo e anche dei PIL del mondo, che ti determina una nuova realtà su cui non abbiamo fatto proprio i conti. Qual è la conseguenza, sempre per andare ai titoli, più pesante che determina questo mutamento tra capitalismo, da capitalismo produttivo a capitalismo finanziario? E la conseguenza più drammatica che determina è il rovesciamento tra accumulazione pubblica e accumulazione privata. È la prima volta nella storia del mondo moderno in cui l'accumulazione privata è enormemente superiore all'accumulazione pubblica. Fino ad arrivare a distorsioni profonde, per cui l'accumulazione privata finanziaria è talmente potente che quando combina guai è l'accumulazione pubblica che gli va a soccorso per riparare i danni che ha combinato. Pensate alla crisi delle banche. Se fallisce una banca, corre subito lo Stato a mettere i soldi per riparare i danni che ha combinato l'accumulazione privata. Questo però, dal punto di vista che riguarda noi, apre due conseguenze, e non sento maturo ancora il livello della discussione, di analisi all'interno nostro sindacale, ma anche politico. Primo, che se ciò è vero, e dimostratemi che ciò non è vero, in realtà è saltato il patto sociale su cui il capitalismo si è retto dal taylorismo fino ad oggi. Il patto sociale era quel patto tra competitività e socialità, e cioè che le imprese avevano l'esercizio della competitività e il welfare era l'intermediazione che creava socialità, che era il patto sociale su cui si è costruito il mondo moderno dal taylorismo ad oggi. Il welfare come intermediazione e mediazione di socialità rispetto alla competitività, quella che in Germania si chiama economia sociale di mercato, che rimane un titolo, ma rispetto al quale oggi, se l'accumulazione pubblica è decrescente, l'accumulazione privata è dominante e tu hai meno risorse all'accumulazione pubblica, è chiaro che hai meno risorse per welfare e quindi salta un patto sociale. Quello che vediamo tutti i giorni, poi peraltro non è che dobbiamo andare in giro per il mondo, quando vediamo come si riducono i diritti pensionistici, i diritti di previdenza pubblica, come lo Stato non ha più risorse per affrontare la socialità, il patto sociale che ha retto finora la mediazione. Ma questo è anche vero da un altro punto di vista. Io vorrei togliere illusioni, perché siamo in un seminario e dobbiamo dirci la verità. La differenza tra lo sbocco di questa crisi e lo sbocco del 29, dell'altra crisi che è comparabile nella dimensione di carattere strutturale profondo,
che era intervenuto, crollo di Wall Street, e voi sapete come in quegli anni crollò un edificio di modello economico, politico, sociale. Lo sbocco del 29 fu nel, sei anni dopo, esattamente come oggi, nel 35, durante la presidenza Roosevelt, il lancio del keynesismo, cioè dell'accumulazione pubblica per temperare i guasti combinati dall'accumulazione privata. Lo sbocco di oggi è esattamente l'opposto, perché le politiche pubbliche sono vincolate al rigore e all'austerità del mantenimento del deficit e del debito sotto parametri rigidi, che non ti consentono l'utilizzo dello strumento pubblico per temperare i guasti combinati dall'accumulazione privata, e determinano quindi uno sbocco di uscita verso più disuguaglianze. Questo è il problema che abbiamo, perché se tu hai l'utilizzo della risorsa pubblica per temperare gli effetti della crisi, rispondi in termini collettivi. Se invece tu non hai più l'utilizzo della risorsa pubblica, ma hai l'accumulazione privata che domina, è chiaro che ne esci in termini di maggiore disuguaglianza e di maggiore individualità tra più forti e più deboli. Sì. Allora, diciamo, è una fotografia quello che faccio. Avessi anche la risposta in tasca, direi: guardate, allora, la globalizzazione, la rottura democratica e la rottura del capitalismo la si affronta facendo così, così, così e così. No, io dico, guai pensare che non ci sono questi temi, sono i temi che ci attraversano tutti i giorni, a cui non abbiamo riflettuto sufficientemente, ma sono i temi su cui dobbiamo cercare nel corso degli anni di trovare le risposte. Faccio un esempio, sempre sul terreno ultimo su cui mi sono soffermato. La natura, il carattere del capitalismo precedente era quello produttivo. Noi come abbiamo cercato di temperare e di fare i conti col capitalismo produttivo? Beh, da Taylor a venire ad oggi strada ne abbiamo fatta. Anzi, in Italia e nel resto dell'Europa siamo riusciti a democratizzare buona parte dell'impresa. Cioè l'impresa, che era il luogo del capitalismo, il luogo centrale del capitalismo, lo sforzo del sindacato è stato quello di mettere regole, tutele e democratizzazione. Noi siamo entrati con la Costituzione dentro i cancelli delle fabbriche. Abbiamo avuto lo Statuto dei lavoratori in Italia, il Codice del Tabacco in Portogallo, il Codice del Lavoro in Spagna, la Mitbestimmung in Germania, cioè i comitati di sorveglianza, la democratizzazione dell'impresa, la prima parte dei contratti, il protocollo IRI, i comitati di sorveglianza che abbiamo costituito anche nell'esperienza italiana. Cioè ne abbiamo fatta di strada per democratizzare l'impresa, cioè il carattere che aveva il capitalismo. Domanda: si può democratizzare la finanza? Questo è il punto. Cioè, rispetto al capitalismo precedente abbiamo risposto in quel modo, ci abbiamo messo lotte infinite, anni, ma siamo riusciti. E si ripropone lo stesso interrogativo: si può democratizzare la finanza? Cioè mettersi in campo con un tragitto che abbia lo stesso obiettivo di rendere questo meccanismo micidiale che ho descritto fin qui democratizzabile? Questo è un punto, un tema di enorme dimensione, peraltro per noi vitale. Vitale perché? Perché ormai l'impresa è dominata dal capitalismo finanziario, quindi è inutile che tu hai democratizzato l'impresa se poi le decisioni le assume il capitalismo finanziario. Tu sei democratico nell'impresa, ma quell'impresa non conta più nulla, viene deciso fuori ciò che deve fare. Quindi o sali sopra o rimani impotente. È possibile salire sopra e democratizzare? Io non lo so.
cioè, ne abbiamo discusso l'altro giorno a Porto San Giorgio anche con economisti di valore come Marcello Messori e altri, e gli interrogativi sono sempre complicati. Una cosa è sicura, l'abbiamo chiarito con Messori anche l'altro, nel seminario di Porto San Giorgio primi di settembre, è che le regole sono necessarie, le regole alla Bretton Woods, le regole al capitalismo finanziario, ma non sufficienti. Perché non sufficienti? Perché c'è stato spiegato in termini proprio la palissiani, che tu le regole le puoi dare al capitalismo finanziario legale, cioè al sistema creditizio, al sistema bancario, che però è una piccolissima parte minoritaria delle grandi masse dell'intermediazione finanziaria, che sfugge ad ogni controllo, anzi più regoli il mercato legale e più cresce il mercato parallelo e il mercato di intermediazione illegale. E quindi è un esercizio utile perché intendiamoci, Obama l'ha fatto negli Stati Uniti, la legge Dodd Act, noi in Europa non l'abbiamo fatto ancora, non abbiamo nemmeno un'agenzia di rating, siamo in ritardi clamorosi, la speculazione finanziaria per questo è più forte in Europa che in America, nonostante che il debito pubblico americano sia molto più grande del nostro, attacca qui perché non c'è nemmeno nessuna regola, siamo riusciti nemmeno a fare una tassa sull'intermediazione finanziaria breve, che non è la Tobin tax, è una cosa molto più modesta, cioè tassare le transazioni finanziarie a breve, cioè quelle che sono giorno per giorno, con lo 0,001, nemmeno quello. E allora l'azionariato dei dipendenti? No, quello è un disastro. No, quello ci arrivo, mi hai anticipato e ti ringrazio. Ma siamo avanti. Ma ci arrivo. Perché diciamo le regole sono necessarie, guai a fermarsi a Basilea 3, che è un accordo privato fra le banche, ma non ha nessun effetto sanzionatorio pubblico se poi ciò che si sono dette fra di loro avviene o non avviene. Le regole sono necessarie, sono importanti, non sono decisive. Dobbiamo interrogarci su un punto, che è quello che diceva adesso la compagna, e cioè se uno assume la dimensione mastodontica del montante finanziario che circola oggi nel mondo, deve sapere che un quarto di questo montante attiene al risparmio collettivo del lavoro attraverso fondi pensione e fondi contrattuali. Dico all'interruzione della compagna, a risparmio collettivo del lavoro, non a quello individuale, perché l'azionariato dei dipendenti attiene a una scelta del risparmiatore individuale. Noi stiamo parlando dei grandi fondi collettivi. I grandi fondi collettivi, i fondi pensione e i fondi contrattuali, che rappresentano, ripeto, un quarto della dimensione complessiva, però fin qui hanno operato esattamente come un'intermediazione privata, cioè sono riders identici agli altri, ovvero io che ho messo i miei quattrini nel fondo pensione Cometa, ho interesse che mi frutti lo stesso in percentuale di guadagno come mi frutta il fondo Omega, che non è Cometa ma è un fondo privato, e quindi mi muovo nel mondo con la stessa logica di risultato di redditività breve, immediata, la più alta possibile, che è esattamente quello che porta alla speculazione finanziaria. E tuttavia sono risorse che riguardano noi, cioè che riguarda il lavoro, e quindi non è detto che debba andare necessariamente così. In giro per il mondo ci sono delle esperienze utili, non parlo dei fondi canadesi, dei fondi svedesi, dei fondi svizzeri, c'è qualche cosa interessante che avviene sul terreno dell'etica, della tutela dell'ambiente, ma mi riferisco anche addirittura all'esperienza di legge, la legge Fillon in Francia del 7-8 anni fa, introduce sul mercato finanziario una tutela particolare dei fondi collettivi di pensione contrattuale dei lavoratori
in grado di metterlo sul mercato a disposizione di piccole e medie imprese che presentano dei piani di redditività non a breve ma a medio, e quindi che sono imprese che investono in innovazione pulita, in tecnologia, in ambiente, in formazione, che avendo investimenti di questa natura non ti danno una redditività immediata, te la danno a medio termine se vinci la scommessa, ma tu offri alla piccola impresa di non essere strozzata dalla banca che ti chiede invece operazioni di redditività immediata oppure non ti dà proprio il credito. Un'impresa si può rivolgere anche a questo sistema creditizio che mi presta i quattrini e non mi strozza. E in più la legge Fillon, la cito solo non per copiarla ma per dire che esistono prime esperienze, dice al lavoratore il fatto che tu metti sul mercato finanziario questa possibilità a redditività più lunga, più media, e ti dà un interesse minore, quella differenza di interesse te la pago io come Stato. E cioè se tu fai parte a un fondo Cometa di redditività a breve prenderesti il 3%, siccome tu lo offri a redditività media prendi l'1%, quella differenza del 2% lo metto io. Cioè il pubblico che tutela un modello di crescita economica più sostenibile, più qualitativo. Quindi esperienze ci sono, modestissime, in Italia non se ne le conosce nessuno, non se ne parla nemmeno. Però guardate che se dobbiamo affrontare il cambiamento del mutamento del carattere del capitalismo da produttivo a finanziario, questo è un terreno su cui non possiamo non ragionare, non andare più a fondo per vedere come, se in questo modo o in altri modi, possiamo rispondere al problema. Secondo punto, la domanda. Questa era il primo, la considerazione. Secondo è la domanda. Perché la... Scusa, Mario, prego, dimmi cara, dimmi. Perché noi abbiamo avuto un'esperienza di un'azienda eccellente in Italia, la Gucci. La Gucci, prima sì, che fosse acquisito dalle multinazionali, è andata profondamente in crisi. Si è salvata perché i dipendenti hanno deciso, era già una quotata in borsa, era già una SPA, di acquistare praticamente le azioni, hanno autofinanziato una parte praticamente che prima ancora che ci fosse la crisi finanziaria, il problema delle sì, 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 sì. I dipendenti, per evitare che l'azienda fosse smembrata, svenduta eccetera, hanno acquisito praticamente le azioni, perciò hanno loro finanziato l'azienda con le quote del TFR. E poi dopo ovviamente gli sono state restituite, certo, però questo potrebbe essere... Sì, e io ti dirò di più. Individualmente in ogni azienda si potrebbe... Quelle aziende più in sono delle strade assolutamente percorribili. Quando parleremo nel pomeriggio, Sonia, e affronterò i problemi contrattuali e spiegherò il modello tedesco e il modello americano, quando parlo del modello americano anticipo ciò che dirò nel pomeriggio per affrontare Chrysler, la crisi della Chrysler, e anche quella del General Motors, si è fatto esattamente in questa maniera, cioè addirittura lì i lavoratori hanno rinunciato a 10 milioni di dollari di contributi mancati dall'impresa sul terreno previdenziale e sanitario, 30% l'hanno proprio perso, 70% l'hanno tradotto in azioni, finanziando così l'impresa, l'hanno salvata e Marchionne si è trovato sto regalo. Cioè, dopo questo salvataggio si è trovato un'impresa risanata, rinunciando peraltro in quella circostanza, ma credo che la Gucci non cambia molto, al fatto che avevano diritto, rinunciando a 7 milioni di dollari, hanno diritto al 51% di proprietà di quell'impresa, ma hanno rinunciato ad avere la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione. Ne parleremo nel pomeriggio, però, per non... Poi entra nel consiglio d'amministrazione, alla fine... Poi ne parleremo nel pomeriggio per vedere i modelli che sono in circolo, però l'esperienza che dici tu ovviamente è una strada percorribile. La seconda, vado in fretta perché sennò non ce la facciamo ad andare a fondo da un terreno più, diciamo, più di riflessione intellettuale a un terreno più concreto. Ed è la domanda che ponevo all'inizio e che riguarda, diciamo, questa considerazione. Perché la crisi
si è concentrata in particolare in Europa e non riguarda, diciamo, esattamente come ciò che sta capitando in Europa, in Italia e il resto del mondo. Peraltro è utile, anche se voi sicuramente le conoscete o comunque avete modo di accedervi senza che io ve le ripeto, ma per completezza, già che in questo periodo si parla molto, secondo me in termini sbagliati, del fatto che siamo alla vigilia della crescita, accendendo aspettative, sirene che suonano e attirano i naviganti sotto costa, dicendo una cosa vera, perché non è che dicono bugie, a partire dal nostro Presidente del Consiglio, dicendo una cosa vera, che se uno esamina i dati del primo trimestre, secondo trimestre del PIL e guarda poi le proiezioni del terzo trimestre 2013 e poi guarda 2014, sicuramente vede un trend migliore rispetto a quelli precedenti. Questo è assolutamente vero. Però se noi guardiamo in dimensione non di un segmento piccolo, ma guardiamo ciò che sta capitando nel mondo, mi riferisco ai dati degli ultimi disponibili 5 giorni fa del Fondo Monetario Internazionale, confermati all'OCSE, quindi dati ufficiali con cui dobbiamo fare i conti, e viene fuori questo. E che è vero che nel 2013, quindi complessivamente, l'Europa, in particolare l'Eurozona, l'area dell'euro, subisce una decrescita inferiore rispetto agli anni precedenti. 2013 l'area dell'euro chiude con meno 0,4, l'Italia meno 1,8, la Germania più 0,5, l'Inghilterra più 1,4, paesi scandinavi intorno a più 0,7, la media è meno 0,4, perché poi, come dire, la zavorra mediterranea abbassa la media complessiva. Noi quindi chiudiamo l'anno corrente con risultato migliore rispetto al 2012, meno 0,4, però gli Stati Uniti crescono quest'anno più 1,6, Giappone più 2, la Russia più 1,8, l'India più 3,8, Brasile più 2,5, la Cina più 7,6, il mondo, PIL del mondo, più 2,9. Cioè è vero che noi stiamo meno peggio, ma il resto del mondo corre e l'Europa, l'Eurozona è ferma. Se guardiamo il 2014, è vero che l'Italia è previsto vada finalmente a segno più, non so se avverrà, ma si dice 2014 più 0,7, l'Eurozona complessivamente più 1, la Germania arriva a più 1,4, l'Inghilterra 1,9, però anche qui gli Stati Uniti arrivano a 2,6, l'India più 5, la Cina più 7,3, faccio breve, il mondo più 3,6. Quindi segnali timidi di ripresa incomparabilmente più deboli rispetto a tutti gli altri paesi di competizione nel mondo. In più, tutte le analisi di previsione 2013-2014 dicono che l'Europa avrà una crescita senza occupazione. Perché se guardi la dimensione delle percentuali di disoccupazione, quelle a disposizione, in Europa chiuderemo il 2013 con il 12,1% di disoccupati, pari a 25 milioni di cittadini europei, l'Italia come sapete al 12,5%, non parliamo di quella giovanile, il Giappone al 4%, gli Stati Uniti al 7%, cioè l'Europa cresce meno con una montagna di disoccupati. Allora uno mi chiede perché? Perché succede questo? E c'è una ragione precisa, c'è una ragione proprio matematica, che non poteva che essere che così.
nel senso che le politiche praticate in Europa dal 2007 a venire a oggi, che hanno assunto solo il numeratore sono state, mi fermo al titolo, sapete meglio di me, le politiche di austerità, le politiche di rigore, i vincoli rigorosi di bilancio di deficit e di debito, fiscal compact, senza il denominatore della crescita. Tu puoi avere questo numeratore, ma sotto devi avere il denominatore della crescita. Noi abbiamo avuto solo questo numeratore, ha prodotto un disastro. Mi fermo non più sul piano sociale, sul piano economico, di cui pagano le conseguenze anche la Germania, la Merkel. Cioè, quando parlo che l'Europa cresce così poco, è la conseguenza di ciò che sto per dire. Si è sottovalutato ciecamente in questa parte del mondo il fatto che in questa parte del mondo che si chiama Europa l'86% del PIL europeo è basato sulla domanda interna del mercato europeo, l'86%. L'Europa dipende dalla sua ricchezza del PIL complessivo solo per il 14% dalle esportazioni. Noi siamo un grande mercato interno. Poi la Germania, quel 14%, in Germania è il 41%, cioè la Germania esporta il 41%, è una percentuale molto più alta, l'Italia è il 22%, ma la media è 14%, l'86% del PIL europeo è domanda interna. Se tu affronti la crisi solo col numeratore dell'austerità e riduci e abbatti i consumi, è evidente che hai questa conseguenza, ma ça va sans dire, cioè è una cosa matematica. Ed è evidente che abbassando una parte dell'Europa la domanda interna, anzi ammazzandola, in tutta la fascia mediterranea, hai abbassato la quota di commercio del mercato interno, riducendo le potenzialità di tutti. Cioè i tedeschi che esportano i 2/3 del loro 41% nel mercato europeo hanno avuto meno esportazioni in Europa, l'hanno mantenuto in Cina e in America e meno in Europa. Per cui loro crescono, ma crescono di meno di ciò che potevano crescere se avessero affrontato la crisi sotto un profilo non solo del numeratore austerità, ma anche del denominatore crescita. Io mi chiedo, se è così evidente come evidente, no? Proprio al popolo, perché questi fiorfiori di intellettuali economisti? Scusa, dopo. Cioè, abbiamo mezz'ora per discutere. Aspetta, che però non è così. Valentina, se ognuno sì, già no, ma no, poi lo diremo. Cioè, abbiamo la mattinata senza sottrarre nulla. No, senza sottrarre nulla al professor Pavolini, poi affrontiamo anche questo. C'è una ragione politica, non soltanto la ragione economica. La affrontiamo. Una cosa per volta. Però attenzione, perché non dobbiamo. Io ho detto all'inizio che dovremmo cercare di utilizzare la giornata di oggi per non rimanere in superficie, cercare di andare più a fondo, capire di più, uscire con una bussola che ci scambiamo fra di noi un pochino più precisa di quello che poi sentiamo raccontare mediaticamente, perché faccio il passo avanti, non è soltanto utile fare l'analisi e capire perché l'Europa cresce di meno del resto del mondo e quindi i problemi che adesso venivano sollevati e che quindi mancava il denominatore della crescita, però attenzione, chi fa la crescita e come si fa la crescita? Perché sennò anche qui rimaniamo in superficie. Diciamo crescita, non sappiamo chi fa la crescita e come si fa la crescita. No, anche qui è una banalità, scusate la maniera grossolana. Dico anche qui però una cosa precisa, ce la possiamo prendere col governo attuale, quello precedente, quegli altri ancora e col prossimo governo che verrà, ma il nostro paese non ha più gli strumenti in mano per fare la crescita, perché i due fattori che aveva in mano con cui ha
fatto crescita dal dopoguerra a venire ad oggi, non sono più a disposizione. Noi abbiamo fatto crescita fino al 1900, fino al 2002, utilizzando la svalutazione della moneta, e non è più a disposizione. Dopo il 2002 e insieme anche prima, ma anche dopo, il secondo fattore che abbiamo utilizzato per fare crescita è stato il deficit spending, e anche questo non è più a disposizione. Non possiamo aumentare ulteriormente la montagna di debito pubblico, ci viene impedito dalle leggi e per il fatto che condividiamo con altri paesi la stessa moneta. La svalutazione della moneta ha consentito a buona parte dell'economia del nostro paese, quello del centro e del nord, fino al 2002 di avere possibilità di crescita importanti. Il deficit spending, cioè l'utilizzo della spesa pubblica, è stata utilizzata nella parte del mezzogiorno del paese per compensare la mancanza di competitività. Oggi questi strumenti non sono più a disposizione. Non sono più a disposizione, e così come non è più ormai, credo, tollerabilmente a disposizione la possibilità di incrementare la pressione fiscale per avere risorse da devolvere alla crescita. Certo, c'è tutto il terreno dell'evasione enorme e della corruzione, ma che speriamo finalmente venga aggredito, i cui effetti sono di medio periodo. Non a caso, diciamo, quando c'è un dibattito intersindacale e si punta di più sul terreno della redistribuzione delle risorse che sul terreno della crescita, cioè si dice una migliore redistribuzione, togliete chi ha un po' di più per dare a chi ha un po' di meno, ma sempre nella stessa fascia bloccata. Quindi c'è un problema di chi fa la crescita. E miracoli, adesso vediamo come verrà costruita la legge di stabilità, non tocca stamattina andare a fondo su questo, però miracoli è difficile immaginarli. Un paese che deve affrontare annualmente un gravame di 84 miliardi di interessi passivi sul debito da pagare a chi ci finanzia il debito, è chiaro che poi fa fatica fino a reperire il miliardo necessario per evitare l'aumento dell'IVA o i pochi miliardi necessari per mettere in campo una politica sul cuneo fiscale effettivamente incisiva e possibile. Allora, su chi fa la crescita, bisogna tornare al tema precedente. Se tu mi hai tolto, governo europeo, a livello nazionale, la possibilità di fare crescita impedendomi il deficit e avendo una moneta comune non svalutabile, è evidente che una parte delle risorse necessarie per fare crescita sono di derivazione extranazionale, sono di derivazione europea. Io mi sono stufato di chiedere gli Eurobond, perché c'è una sordità totale, anche se dobbiamo continuare a chiedere, poi il prossimo anno ci sarà il nuovo Parlamento europeo che mi auguro faccia pressione su questo terreno e che la Germania sia più disponibile. Intanto cerchiamo di utilizzare bene i soldi che arrivano, quelli sicuri, che sono quelli del fondo sociale, dei fondi strutturali, dei fondi europei. Perché è davvero un po' incredibile il fatto che noi in Europa abbiamo ricevuto dai 7 anni precedenti, 2007-2013, circa 47-48 miliardi complessivi di finanziamenti europei, finiamo al 2013 non avendone spese 30 miliardi, tutti concentrati peraltro in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le Marche l'ha fatto, chapeau. L'80% abbiamo, no? Sì, il resto non riusciamo a spendere nemmeno. E ora che si è aperto il nuovo ciclo 2014-2020, e tutti, compreso il governatore delle Marche, dicono che sono gli unici soldi che arrivano in più,
E noi siamo il secondo paese che ne riceve, la Polonia 72, l'Italia ne riceve 29.400, circa 30 miliardi, di cui 1 miliardo per le Marche. La discussione che però viene fatta anche in questa regione sull'utilizzo di questo 1 miliardo è francamente molto deludente, molto astratta. Siamo arrivati ormai alla vigilia di presentare quello che si chiama l'IPOR. Se qualcuno mi spiega, al di là del giro che l'assessore Giorgi fa in questa regione, credo che giovedì di questa settimana venga a chiacchierare a Camerino, venerdì ad Ascoli, fa il giro delle Marche per raccontare le idee non se ne vedono e non ci sono. Non ci sono in maniera chiara, poi se volete nel dibattito andiamo più a fondo anche su questa regione, ma solo per rimanere sui grandi temi, che il chi non può essere soltanto l'Italia se non ci vengono risorse e quelle risorse vanno utilizzate bene, ma è anche importante capire come si fa crescita. Perché noi siamo stati abituati a una discussione pubblica, anche nel nostro paese, su come si fa la crescita, individuando per la crescita della produttività di un paese essenzialmente un solo fattore, che è il fattore lavoro. La produttività, come voi sapete, è tripartita. C'è la produttività di sistema, quella da capitale e quella da lavoro. La Germania riesce a fare di più rispetto ad altri paesi perché utilizza tutti i fattori della produttività, cioè ha un sistema efficiente, uno Stato efficiente, un capitalismo che investe e un lavoro flessibile. Ne parleremo nel pomeriggio quando parlo del modello tedesco. In molti paesi, compreso il nostro, la produttività di sistema è roba che riguarda un dibattito accademico televisivo. Quella di investimenti è meno 25% in Italia e circa meno 22-23% nelle Marche negli ultimi 6 anni. E si preme solo sulla produttività da lavoro. Dopodiché noi siamo a produttività 0,4, l'Europa cresce a produttività 2,2-2,3. Lo spread della ricchezza che si costruisce è terribile da questo punto di vista. E quindi anche su questo terreno avere la possibilità di mettere in campo politiche più marcate per la quello che si chiama in economia produttività totale dei fattori. Produttività totale dei fattori. Che peraltro è la cosa che ci chiede marcatamente l'Unione Europea. L'Unione Europea, diciamo, a differenza del ciclo precedente, ha immesso in questo nuovo ciclo un profondo cambiamento di indirizzo strategico competitivo. Perché in questo ciclo 2014-2020, nella famosa strategia 2020-2020, cioè l'indirizzo 2020, mette al centro lo sviluppo territoriale. A differenza della strategia di Lisbona e del ciclo precedente, in cui questo terreno non c'era. Perché l'Europa è arrivata a queste conclusioni? È arrivata sulla base di una considerazione molto semplice, e cioè l'Europa si è reso conto che in un mercato aperto la grande impresa è infedele al territorio. La grande impresa si sposta dove ci sono le opportunità, e lo vediamo anche se Fabriano e dintorni. Quindi se tu utilizzi i finanziamenti europei per erogarli alla grande impresa multinazionale europea, la quale si muove sull'opportunità che trova nel mondo e quindi non è fedele al territorio, ciò significa che l'Europa in quanto tale non ha una base produttiva su cui contare in termini competitivi forti.
lo sviluppo territoriale su cui si costruisce il nuovo meccanismo è invece quello che dice bisogna radicare e rendere fedele in particolare la piccola e media impresa nel territorio, ma per farlo bisogna costruire tutto il sistema di convenienze intorno all'impresa con una convergenza di tutti i fattori di convenienza all'impresa che si chiamano trasferimento tecnologico, semplificazione, infrastrutture, reti materiali e immateriali, costo dell'energia, tutto questo meccanismo messo intorno all'impresa affinché quell'impresa abbia un radicamento nel territorio e sia in grado di competere con il resto del mondo. E su questo ci mette i quattrini. Per questo io dico prima, in questa regione che ha una crisi profonda della piccola impresa, si parla dei fondi comunitari, di tutto ciò non se ne parla. Perché è un limite molto forte. E quindi è un terreno sulla quale le possibilità su chi fa la crescita, non ce la facciamo da soli, abbiamo bisogno dei fondi comunitari. Come si fa la crescita? Produttività totale dei fattori, sviluppo territoriale, sono le indicazioni su cui marciare. E allora su questo abbiamo bisogno di sapere che non siamo, come dire, solo con le spalle al muro per piangerci miseria addosso, ci sono spazi e opportunità sulle quali si può e si deve intervenire. Io, Aldo, mi fermerei qui, potrei andare oltre, però temo di sottrarre spazio alle domande, ai quesiti per la mezz'ora che c'è intorno e poi vediamo come proseguiamo nel corso della giornata. Bene. Allora funziona così, che raccogliamo delle domande diretto e per una questione semplicemente tecnica ho bisogno che chi vuol far domande si tenga questo in mano e poi Walter risponde. Abbiamo circa mezz'ora. Chiaramente quello funziona in base allo shock, se fate una domanda che non piace immediatamente, sapendo questo fate pure domande liberamente fate domande come nella migliore tradizione, no? Passa la Sonia per favore. No, la domanda è veloce, sviluppo territoriale, no? Perciò siccome noi abbiamo fatto diversi studi, abbiamo parecchia documentazione sui distretti industriali, allora lo sviluppo territoriale con i distretti industriali come sì, perché in una certa fase i distretti industriali sono stati osannati, poi in un'altra fase i distretti industriali sono stati considerati come non più attuali, non più utili, eccetera. Però se adesso parliamo dello sviluppo territoriale, allora i distretti industriali come rientrano in questo discorso dello sviluppo territoriale? Poi ovviamente il distretto industriale è specializzato in una filiera produttiva, no? E invece questo tipo di sviluppo territoriale cosa si intende? Cioè più allargato, che coinvolge più settori, o comunque la filosofia continua ad essere quella della filiera, del distretto per uno specifico settore, eccetera. Questo, quello dell'azionariato dei dipendenti l'ho detto prima, perciò questo qui mi interessava capire, ecco, sullo sviluppo territoriale, perché sicuramente noi su questo come parti sociali possiamo dire la nostra e incidere in qualche maniera. Passo.